Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli involtini di pollo con bacon e formaggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono petto di pollo, bacon, fontina, vino bianco, acqua, scalogno, aglio senza anima, salvia, rosmarino, olio evo, sale, pepe e dado vegetale Bimby. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa prepariamo gli involtini. Abbiamo preso il petto di pollo, mettiamo una fetta di bacon, una fetta di formaggio, lo arrotoliamo. E lo avvolgiamo con l'altra fettina di bacon. E lo posizioneremo nel varoma unto con olio. Dopo aver preparato tutti gli involtini, mettiamo momentaneamente da parte il varoma. Mettere nel boccale lo scalogno e l'aglio e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio, la salvia e il rosmarino e facciamo insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungere il vino bianco, l'acqua, il dado vegetale Bimby, il sale, il pepe. Chiudere con il coperchio, posizionare il varoma con gli involtini, chiudere con il coperchio e cuocere per 35 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Gli involtini sono cotti. Irrorare con il liquido di cottura e servire. Involtini di pollo con bacon e formaggio. Grazie e alla prossima ricetta.